Mario mi gita usare la forza mia. Ci dici dov'è? Basta Mario! Ma stai usando le mie cose, porca. Allora ragazzi, ciao a tutti. Siamo qui oggi in quella che potrebbe essere una nuova serie di Minecraft estiva, diciamo. Siamo io, Ange, Maka e Nino. Ovviamente anche loro esisteranno. Niente, semplicemente ragazzi, è una survival con la Better Minecraft. Per chi non sapesse che cos'è la Better Minecraft, lo scoprirete guardando questi video, tipo Mario che è appena morto. Esatto. La gestiremo come una vanilla, quindi ragazzi seguitemi, così facciamo un po' di... almeno guardiamo un attimo il tutto. Vabbè. La gestiremo ragazzi come una vanilla, quindi in poche parole con un plus. Okay. Questi che vedete qui davanti a me, queste strutture gigantesche, sono praticamente delle strutture che sono dei dungeon. Mario mi gita di usare la porta mia. Ci dici dov'è? Basta Mario! Stai usando le mie cose! Ho visto Angelo esplodere. Adesso arriviamo. Angelo è morto. A me serve cibo. Ma spacchiusite. Sì, sì, ci aggiorniamo sicuramente tra poco. Io penso che mi farò una casetta così. E nulla, sì, raga, ci aggiorniamo tra un po'. Mutiamoci tutti perché sennò non mi faccio morto. Sì, 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 io sto scappando. Ok, Baturst, ciao ragazzi. Ok, raga, d'accordo. Intanto, benvenuti in questo nuovissimo video. E non ho avuto il tempo di fare l'intro perché stava parlando Alberto Sciascia. E comunque, sono morto nel mentre che cercavo di mutarmi. Quindi va benissimo. E siamo in hard. Io in hard, insomma. Non ci ho mai giocato, quindi sarà molto difficile perché se proprio dobbiamo dirla tutta, sì, Nini è la prima volta che gioca a Minecraft, ma io faccio più schifo di lui. E comunque benvenuti in questa nuova serie, ragazzi, la Mooncraft. Perché avete messo questo nome, la Mooncraft? Guarda, verità? Non lo so. Ci piaceva il nome, era molto bello e quindi abbiamo deciso di utilizzare questo. C'entra qualche cosa con la serie? Bah. Siamo di notte, c'è la luna. No, non penso c'entri qualcosa, però è carino ragazzi, quindi fatevelo andare bene, d'accordo? E allora, quello che sto cercando di fare al momento è prendere della legna un minimo, però ho paura dei mostri io. Chi è che c'è lì, scusami? Volevo andare là a visitare le cose, però c'è il Nino, c'è un Creeper. Buonasera signor Creeper. Buono. Devo cercare di passare qua senza disturbare troppo il nostro amico Nino. Ah, prima cosa che andrò a fare, andrò a prendere della legna e ci facciamo una base, un rifugio, qualcosa per sopravvivere, per non essere ucciso da quelli che sono i mostri. Se vi piace la shader, raga, secondo me spacco un botto perché è bellissima. E comunque sì, raga, questa è la situazione. Qua c'è un bell'alberello, un bell'alberetto. Ok, perfetto. Andiamo a spaccare della legna. Ma ho preso un legno nuovo, sbaglio? Ma sì, questo è un legno nuovo, un legno rosa che non so cosa sia. Quindi noi comunque ce lo terremo e vediamo se riusciremo a trovarne altri. Purtroppo, raga, il fatto è che io sto sì trovando dei legni nuovi, però non riesco manco a memorizzarli e a ricordarmi poi dove andarli a prendere, quali sono, perché... ma dove è caduto di nuovo Nino? Perché, raga, semplicemente è notte, quindi non riesco a vedere i colori degli alberi. Cioè, per me sono praticamente tutti quanti scurissimi. Chiudo un attimino, perfetto, esatto. E andiamo a crearci un attimo la crafting table, ok? E niente, raga, ci siamo, che dire. Vediamo un attimino come vengono i belli rosa così i planks di questo legno. Facciamo un altro po' di legna, raga, che iniziamo a farci una base. Iniziamo a farci la nostra casettina. E niente, fatemi sapere una cosa, ossia... se appunto vi piacciono questi episodi, raga, se vi piace questo modo di portare gli episodi. Black sand, sabbia nera. Questo è interessante, la sabbia nera non l'avevo mai vista. Ok, è nuova, preso anche la sabbia nera. Aia, ma sono un asino però io. Maledetto, ci hai provato, schifoso. E mi dà un sacco delle vibes. Eccolo là, madre mia. È che su tutto qua? Oh, meno male, raga, sta facendo giorno in teoria, sì, sta facendo. Guardate che bello il cielo, sta facendo giorno. Ok, nel mentre vorrei capire un attimo dove fare la mia house, la mia casa, il mio rifugio, la mia dimora, la mia reggia, la mia villa, per capire un attimo insomma dove andarmi poi a posizionare, dove fare poi anche le costruzioni tutte intorno. Passiamo lontani dai mostri. Eccolo là, sono morto. Sono morto. Vabbè, dai. Ma porco due. Madre mia. Il 6 di luglio è il mio compleanno, ragazzi. E divento maggiorenne, faccio 18 anni. Quindi mi raccomando, ricordatevi il 6 luglio, perché è la data appunto del mio compleanno, del mio anniversario di nascita, del mio birthday, ok? Esistono le puzzole su questo gioco, raga. Che figata, sto scoprendo le cose più belle del mondo. Scusi signora puzzola, ma... ah, guarda, ha fatto l'odore... ah sì, ha fatto tipo l'odore cattivo. Che posto è? Ragag. Abbiamo la nostra crafting table. Madò che bella l'acqua. Ma che posto è questo, raga? Sembra tipo uno di quei... di quelle città tipo greche, no? Di quei paesi strani. Non me la sento ancora di derubare il villaggio perché è troppo presto. Ma questi sono mattoni di quarzo. Figo. Vediamo tipo... wow. Madò, raga, che posto... salve. Disturbo? No, almeno mi sento un spawn point. Le posso rubare il letto? Baked potato. Questa
mi sembra veramente una bella ambientazione per farci il nostro rifugino. Quindi io direi che lo andiamo a fare qua. Oddio, cos'è, una balena? Oh, wow! Raga, guardate! Salve! Ma non mi mangia, tipo, non è un mob ostile la balena, spero, vero? Spero di no, spero di no. Però che bella, raga, fatta veramente molto bene. Ci sono un sacco di mob nuovi, raga. È molto appunto come la situazione Foxcraft, no? Che c'erano un sacco di biomi nuovi, di mob nuovi, di legni nuovi. È esattamente la stessa identica cosa, ragazzi. Solo che i mob e le cose nuove sono un tantino diverse. Ma la balena sembra attratta da me e ho paura che voglia, non lo so, farmi un brutto scherzetto, onestamente, to be honest. Perfetto, perfetto. Sto rischiando la vita? Sì, sto rischiando effettivamente la vita, raga. E ho messo lo spawn point, no, adesso vado a settarmi lo spawn point, esatto. Nemico o amico della balena? Però non mi sembra il caso di provarci. Anzi, no, in realtà proviamoci, tanto abbiamo il respawn point qua, al massimo se moriamo, sti cavoli, vediamo. È morto Xia? Oh, Xia è morto, raga, ma come? Di già. Ma se chiedo, come dire, una cesta ai ragazzoni qui? Cioè, è un problema secondo voi? No, che non è un problema. Questo iron, no, il ferro non glielo rubo però. Cioè, gli rubo la cesta ma il ferro no. Però glielo andiamo a mettere in una qualche altra cesta. Susie, salve, ha una cesta? No, lei non ha una cesta. Ho un regalo per qualcuno di voi. Ecco, tipo lei, vede, lei c'ha la cesta. Guardi, le do questo. Buona serata, dorma bene e arrivederla. Qui c'è la mia casa, la mia casuccia, la mia dimora, il mio, come si dice, il mio posto sicuro, tra virgolette, la mia bellissima zona. E andiamo a piazzare la nostra bellissima chest. Vediamo se stanno dormendo gli altri. Vediamo. Usbent e Alberto, raga, non so perché, ma noi parliamo così, ci chiamiamo con questi nomi un po' belli particolari, va, diciamo. Nino è morto di nuovo dallo zombie. Si ha pure il letto, maga pure, mi sa che Nino non ce l'ha, quindi come si fa? Nino? Raga, chi glielo dice? C'è Nino che non sta dormendo. Vede, Nino sta morendo. Passeremo la notte. Do puzzo. Ok, perfetto, niente, andiamo raga a passarci la notte così. Dai, per un momento che non avevi i mostri attorno, vedete. E vabbè, niente, gireremo qua nel villaggio un attimo, raga, almeno siamo tranquilli, siamo sicuri. E voglio esplorare un attimino di più questo villaggio, che mi piacerebbe. Ecco, madò, che figata sto posto. Mario fa, e quindi, raga, niente, se il Nino non è a letto non ha senso dormire, se tanto non possiamo dormire poi noi tutti. E guarda che belle che sono ste case dentro, fantastico. Raga, ecco, la mia idea, sapete quale sarebbe? Sarebbe trovare, non so dove, perché non so, oddio, non so dove lo possiamo trovare un villaggio simile a questo. Però sarebbe carino trovare un villaggio come questo qua, con questi materiali, da un'altra parte. Perché questo qua non lo voglio rovinare, perché è bellissimo. Prendere da quel villaggio gli stessi materiali, raga, e fare la casa, la mia casa, con questo stile qua, in modo che somigli appunto al, cioè, in modo che, capito, si, tra virgolette, adegui al villaggio. Sarebbe veramente figo, però farla più grande. Poi col tempo andremo a ingrandirla, creare stanze nuove, magari faremo i video anche con gli altri per vedere un pochettino come migliorarla. Nel frattempo, questo che cos'è? Quercia? Non capisco, raga. Forse Dark Oak. Grazie. E voilà! Alba, finalmente giorno, ragazzi. Adesso i mobili saranno a bruciare, non ci romperanno più le scatole. Abbiamo trovato, to, vedi? Pure un posto, una città dove stare. Abbiamo dei nuovi amici, vedi? Abbiamo dei nuovi amici. Lui, questo qua. Vedete come si chiama? Myron. Ciao Myron. Noi ci ricorderemo di lui come Myron, ragazzi. Lui è Myron, nostro amico Myron, punto. Non voglio rubare nulla da qua. Non voglio rubare nulla. Scusa Myron, spacchi. Raga, abbiamo di nuovi amici a posto, visto? Ci memeremo sopra un pochettino su di loro. Magari, ecco, ho un'idea assurda, raga, per la nostra casa. Magari la potremo spostare. Attenzione, seguitemi. La potremo spostare, se riesco a farvelo vedere. Potremo spostare là sopra e farla proprio bella grande, fare una bella villa grande dietro appunto al villaggio, con gli stessi materiali e colori del villaggio. Facciamo poi una bella salita, una bella collina. Secondo me ci può stare. Secondo me questa è un'idea valida. Lei invece chi è? Ricci, ok. Però va bene, mi piace questo posto. Andiamo a prendere dell'Oak prima che si faccia di nuovo notte. Concludiamo il tetto della casa, ragazzi, e con esso concludiamo anche poi il nostro video. Aspettatevi di vedere anche delle live all'interno di questa beautiful series. Comunque il nostro amico, raga, è Myron. Myron è il nostro amico solamente perché ha stile lui, perché con la sua cosetta d'oro, capito, con il suo...
Bellissimo completino dorato, c'è veramente uno stile che spacca il signor Myron. Quindi Myron, amico proprio di infanzia, raga, a sto punto. Ah, tra l'altro, visto che con l'esplosione del creeper sono riuscito a ottenere della calcite, potremmo utilizzarla, stavo pensando, nel pavimento, non so in che modo, ma potremmo utilizzarla nel pavimento. Adesso andiamo a vedere un attimino come farlo. Non possiamo farlo tutto in calcite perché non mi basta al momento, raga. Magari potremmo fare un motivetto strano, tutto quanto a scacchi. Boh, vediamo un pochettino che cosa riusciamo ad architettare. Lui è Rich, mio papà. Lui è, un altro nuovo, Giunita. E niente, raga, ci siamo, che dire. Ok, qua mettiamo il blocco, qua togliamo il blocco in più. Dovrebbero bastare, in teoria, ragazzi. Abbiamo la nostra bellissima finestra, olè. Però vedi, la Foxycraft mi è servita. La Foxycraft mi è servita perché adesso so un minimo cosa fare. Ci ho messo 4 episodi l'ultima volta a farmi la casa. Questa volta siamo un minimo più preparati, ragazzi. Quindi, andiamo qui, andiamo qui, andiamo qui, andiamo qui. E voilà. Abbiamo la nostra finestra, che in teoria non dovrebbe far passare le frecce, se non sbaglio. Ho un cuore. Sono morto. Meno male che siamo vicini allo spawn, raga. No! Oh! Ah, ma quindi tu sei ancora in rec. Ma dove sei? Che coordinate sei tu? Mi sono piazzato qua davanti al villaggio io. Se almeno se ho bisogno di cose, me li faccio prestare dei miei amici villager. Lo sai che i villager hanno tipo tutti i nomi? Figo, fra. I villager hanno tutti i nomi. Se ho fatto amicizia con i villager. C'è uno che si chiama Giunita. Questo qua. Dov'è Ricci, mio amico, l'amico mio? Ricci, una spacchiusè. Oddio, un cato! C'è un cato! Ciao, cato. Cos'è? Un gatto. Aspetta un attimo. Tereasa. Ah, un baco. Ma perché hanno tipo un pacchetto? Eccolo qua, Myron. Nello scruscio. Ciao, c'è Myron. Mario? No, Myron, un villager che si chiama. Ma Mario dov'è in tutto questo? Secondo me si è perso. Non ho la più pallida idea, bronzo. Io ho già il mio spawn point resettato. Infatti ogni volta che muoio, muoio qua vicino allo spawn. Proprio cafiattuno turbo è bello pulito. Esatto, capito. Capito, sì, nel tonto. Vabbè. Tu dimmi quando sei arrivato che ti raggiungo nella mia casa. Vai nella casa di legno, quella che trovi nella spiaggia, che è la mia dimora. Bella accogliente, tutta piena, capito, così come si dice. Va di cosa? Di mattoni. Ah, ok. Un villaggio gigante di mattoni. È qua dove sono, io mi sono appostato qua davanti. Ah. Eh sì, è Gozan. Ciao, Alberter. Ciao. Guarda la mia dimora. E io sto cercando un villasgo e sono ancora in rec. Raga, ma ci credete che poco fa un coccodrillo mi ha prelevato da dentro casa e mi ha... Raga, tipo... è successa una cosa stranissima. Ma praticamente quando sono morto ho tirato un urlo fortissimo. E dopo 2 minuti il mio vicino ha tirato lo stesso urlo. Tipo, ah, l'ha fatto tipo apposta. Ma mi è derrato a casa. Però adesso la mia intenzione era quella tutto. Ma che cavolo! Oh! Ma non è vero, Angelo, non c'è niente. Sei un poveraccio. Sì, è vero, sono un poveraccio. Guarda, la mia intenzione, sai qual era, il guarda che c'ho io. Ti voglio... Anch'io ce l'ho, guarda, aspetta. Questi non ce li hai, guarda, però. Guarda. No, però gli smeraldi. Vabbè, ci sta. E la mia intenzione, sai qual era? Era quella di esplorare un attimo poi, nel prossimo episodio, trovare un villaggio uguale a questo e da quello prendere dei materiali per fare la mia casa grande, però che somigliasse a questa, cioè a queste qua, in modo che tra virgolette si mimetizzi col villaggio e sembri parte della... I villager, piuttosto che tenerceli come stupidi, ma almeno hai visto se c'è qualcuno di figo, che magari si cambia cose belle della punta. Per il momento non ha cosa, vediamo il mio amico quello qua, Myron. Myron, buonasera, le posso fare un attimo un'offerta? No, lui non ha voglia, evidentemente. Myron, ci vediamo più tardi, eh. Do poncio. Nel prossimo episodio ci finiamo la nostra bella casettina. Andiamo a prenderci le cose da un altro villaggio. Raga, io, Xiao e Maka, se c'è ancora, non lo so. Ciao. Vi mandiamo un saluto enorme. Proprio così, raga, per dire ciao, guarda. Vi salutiamo. Ciao. Sì, ciao. Assolutamente. Guarda. Vi salutiamo. Ci vediamo alla prossima volta, ragazzi. E fateci sapere se questa serie, insomma, come vi aggrada. Se... è sì, di vostro appunto garbo, ok? Se vi piace. Io, se vi garba, comunque potete farcelo sapere lasciando anche un like, volendo. E niente, ci vediamo al prossimo video. Docca!